Spazio alle vostre segnalazioni ditelo alla TGR, una storia che ci arriva da Caiazzo, in provincia di Caserta, la storia di un disabile e le difficoltà nella vita quotidiana raccontate da Pasquale Piscitelli. Ci troviamo a Caiazzo, a casa di Roberto, 48 anni, la cui vita è cambiata da poco tempo per via di una serie di patologie che lo costringono a vivere in carrozzina. E la sua vita è cambiata ancor di più perché ha scoperto una città diversa. Perché? Allora, eh, io mi sono rivolto a Buongiorno Regione eh, proprio per farmi aiutare in questa mia battaglia. E vorrei far vedere eh, questo filmato che abbiamo realizzato con l'associazione Luca Coscione e con i Radicali per far vivere eh, pochi istanti eh, quello che io vivo. Quotidianamente eh, far vedere alle persone, alle istituzioni cosa significa spostarsi e vivere in carrozzina. Allora io faccio un doppio appello: uno eh, alle istituzioni che eh, mi aiutino eh, con l'abbattimento la, delle barriere architettoniche, e secondo eh, al comune eh, per un'assistenza domiciliare concreta. Cosa rispondiamo quindi al signor Di Iorio? Rispondiamo che sicuramente ci stiamo attivando per eliminare le ultime barriere architettoniche rimaste perché le, le, le strutture pubbliche sono totalmente accessibili ai disabili eh, ci stiamo preoccupando di, di recuperare anche i fondi per sistemare i vicoli di Caiazzo attraverso un finanziamento regionale che è stato già approvato dalla regione aspettiamo il decreto per iniziare i lavori per quanto riguarda l'assistenza invece la richiesta è stata fatta da qualche settimana io mi preoccuperò personalmente di seguirla a Piedimonte Matese che è il, il comune capofila dell'Ambito, mi auguro che nel giro di qualche mese riusciremo a garantire anche l'assistenza diretta all'amico Roberto. se volete mandare una mail oppure un fax allo 081 593 6994 torniamo in